Oggi al Museo Teatrale alla Scala il caffè lo prendiamo con le grandi prime donne dell'Ottocento. L'Ottocento è il secolo della prima donna, è quello in cui le prime donne si sbarazzano della concorrenza dei castrati e non subiscono ancora troppo quella dei tenori, che saranno poi i loro grandi rivali. È l'epoca delle grandi prime donne come Giuseppina Grassini, che vedete qui in questa bellissima miniatura, contralto, all'epoca, come diceva Cimarosa, le prime donne potevano essere soltanto contralto o soprano, non esisteva il mezzo soprano, contralto molto amata da Napoleone, non solo dal punto di vista artistico, lei assolutamente bipartisan. Dopo la sconfitta di Waterloo si concesse al duca di Wellington, che era appunto quello che aveva sconfitto Napoleone. E la Grassini è la grande prima donna dell'epoca appunto napoleonica, insieme sul versante soprano ad Angelica Catalani, straordinaria macchina da canto, accusata di essere un po' fredda come interprete, ma virtuosa, assolutamente insuperabile. È l'epoca anche in cui il cantante è in qualche modo il co-creatore dell'opera, perché le parti vengono scritte su misura per le capacità vocali e anche, direi, le caratteristiche psicologiche di quelli che sarebbero stati poi i loro primi interpreti. È il caso, per esempio, della arcidivina Isabella Colbran, soprano spagnolo di grandissimi mezzi artistici ma anche di grande temperamento, che diventerà poi la prima moglie di Gioachino Rossini e che dal 1815 al 1823, da Elisabetta Regina d'Inghilterra fino a Semiramide, ispirerà tutte le grandi parti femminili di Rossini e che al Museo Teatrale alla Scala è rappresentata da un meraviglioso ritratto nel quale imbraccia la lira nelle vesti di Saffo, naturalmente parliamo dell'opera di Mayer e non di quella di Pacini, che è molto posteriore. Però forse la prima donna che racconta di più questo mondo in bilico fra neoclassico e romantico è Giuditta Pasta, musa della generazione post-rossiniana di Donizetti, che scrive per lei Anna Bolena, e soprattutto di Bellini, che scriverà per lei tre grandi parti, come quella di Amina della Sonnambula, di Norma e di Beatrice di Tenda. Che voce avesse la Pasta naturalmente non lo sappiamo. A noi sembra un po' strano che cantasse per esempio Tancredi di Rossini, che è una parte di contralto puro, e in un ritratto, diciamo così, in borghese qui al museo è però effigiata con lo spartito appunto di Tancredi, e contemporaneamente una parte che oggi noi siamo abituati a pensare di soprano assoluto come quella di Norma, nella quale viene ritratta da François Gérard, un grande ritrattista già di Napoleone, con la corona d'oro, i coturni della sacerdotessa druidica. La Pasta è la grande diva del sublime tragico, come lo chiama Bellini, appunto questo mondo che ancora conserva le vestigia della tragedia classica, ma è già, come dire, affacciato sul romanticismo. E qui al Museo Teatrale della Scala c'è addirittura uno spadino da parata che fu regalato alla Pasta, ma che in origine apparteneva a Napoleone Bonaparte. Però la grande diva romantica, quella che veramente incarna la generazione romantica, è Maria Malibran. La Malibran si chiama così perché sposa un banchiere spagnolo, ma in realtà di nome di famiglia fa Garcia. Il suo padre, Manuel Garcia Senior, è un grandissimo tenore rossiniano, primo interprete, fra l'altro, del Conte d'Almaviva nel Barbiere di Siviglia. Il fratello, Manuel Garcia Junior, è un modesto cantante, ma è un grandissimo trattatista, autore di un manuale di canto tuttora molto usato dai cantanti e inventore del laringoscopio. La sorella minore, passata alla storia come Pauline Viardot, è una diva della Parigi ottocentesca, amante di Turgenev, musa di Berlioz e così via. La Malibran è appunto la prima donna romantica per eccellenza. Nei salon aristocratici e altoborghesi dell'epoca è una delle cosiddette lionne, è una dandy femminile, fuma il sigaro, va a cavallo, ha una vita sociale intensissima, è naturalmente anche una grande cantante ed è di sentimenti liberali. Qui alla Scala scatenerà un putiferio perché è chiamata a interpretare la Maria Stuarda Donizetti, si rifiuterà di cantare la versione censurata e canterà nella famosa invettiva contro Elisabetta d'Inghilterra la versione originale, vietatissima dalla censura, vil bastarda, e naturalmente compromettendo la stagione perché la censura naturalmente vieterà l'opera.
La Malibran è raccontata da un meraviglioso ritratto del Pedrazzi, nel quale fra l'altro ella tiene in mano un bouquet di fiori. Allora, le iniziali di ogni singolo fiore compongono il nome Carlo. Si tratta di Charles Auguste de Berrieux, un violinista belga con il quale la Malibran ha una torrida e vietatissima relazione, perché lei è sposata, e che tuttavia non nasconde affatto. I due gireranno insieme l'Europa fino al tragico epilogo. Anche la morte della Malibran è una morte romantica. La Malibran muore giovanissima, a 28 anni, a seguito di una caduta da cavallo, mentre, conformemente al suo stile romanticamente sfrenato di vita, sta saltando degli ostacoli in mezzo alla campagna inglese. La prima donna invece più famosa nella seconda metà dell'Ottocento si chiama Adelina Patti. Nata nel 1843, è nata praticamente in scena, perché la mamma, Caterina Barilli, aveva appena finito una recita di Norma. La Patti è la grande, perfetta macchina da canto ottocentesca. Anche lei ha una vita tumultuosa, tre mariti, l'ultimo è il suo toy boy, un barone svedese molto più giovane di lei, molto bello, col quale poi si richiude nel castello gallese che si è fatta costruire come buon ritiro dopo l'abbandono delle scene. La Patti è famosa per i capricci, famosa per i compensi esagerati che ottiene, ma è anche l'unica cantante di entrambi i sessi che ottiene da Verdi l'uso dell'aggettivo sublime. Verdi, in una lettera, parla dell'effetto sublime che la Patti ha ottenuto nel terzato del Rigoletto. Ed è molto interessante, sia per parlare della Patti sia per parlare della vera concezione del canto di Verdi, il fatto che Verdi usi questo aggettivo non per una delle grandi arie del repertorio della Patti, ma per una frase apparentemente insignificante: io l'amo, la frase che Gilda dice a suo padre Rigoletto, riferita al duca di Mantova, che pure l'ha sedotta abbandonata, nel terzo atto del Rigoletto. È una frasetta da nulla, un semplicissimo recitativo, poche note, ma Verdi parla dell'effetto sublime che questa semplice frasetta ha sulle labbra della Patti. Il che vuol dire due cose: da un lato che la Patti non è soltanto una virtuosa, una macchina di canto; dall'altro che a Verdi non interessano assolutamente né le vocione né gli acutoni, peraltro quasi mai scritti da lui, ma gli interessa il canto come mezzo per fare teatro musicale e non come fine. Facciamo un salto molto molto lungo, ma non pretestuoso, perché la grande primadonna invece nella seconda metà del Novecento è ovviamente la arcidivinissima Maria Callas, di cui, al netto di tutta l'aneddotica delle storie di Onassis eccetera, resta la grandezza artistica di una cantante che da sola svolta il modo di interpretare l'opera. Maria Callas è protagonista di un'operazione straordinaria, di una ricostruzione del passato, del grande melodramma ottocentesco, che non è una ricostruzione archeologica, ma è piuttosto la rievocazione di un mondo che sembrava dimenticato, sommerso. In questo senso è fondamentale che la Callas abbia qui alla Scala la collaborazione con Visconti. Sono soltanto 5 spettacoli che fanno insieme, ma sono fondamentali, perché essi ricostruiscono, rievocano un mondo ottocentesco, dandogli però tutti i connotati della contemporaneità. È come una macchina del tempo, fa passato e presente, dove la Callas addirittura, per definire il suo canto, si deve inventare un neologismo che in realtà nell'Ottocento nessuno usa: soprano drammatico d'agilità. Pensate il paradosso di una cantante che rifà un mondo apparentemente perduto e, per definire questo tipo di canto, si deve inventare un termine che in quel mondo in realtà nessuno aveva mai usato. È una straordinaria macchina del tempo che tiene insieme appunto passato e presente, e naturalmente il mondo dell'opera deve inventarsi una rivale. La grande rivale di Maria Callas è naturalmente Renata Tebaldi. In realtà sono molto di più le rispettive tifoserie quelle che, come dire, alimentano una rivalità che le due, insomma, sicuramente sentivano, ma non a questi livelli. E però è molto significativo che, insomma, finalmente rappacificate al Museo Teatrale della Scala, entrambe siano rappresentate nella stessa sala da due ritratti opera dello stesso pittore.